Un minuto di pazienza, volevamo presentare il nuovo calendario 2015 della Dinamo. Sono 12 scatti del fotografo Max Turrini che ritraggono in posizioni plastiche, diciamo con effetto Warrior Vintage, i giocatori della Dinamo. È un calendario che anche quest'anno verrà venduto devolvendo una parte del ricavato alla Fondazione Dinamo. Inoltre, grazie, diciamo, alla crescita dei giovani della famiglia Dinamo, verrà fatto diciamo una vendita particolare dedicata ai ragazzi delle giovanili. Il prezzo di vendita sarà di 12 euro, 10 euro per gli abbonati e 5 euro invece per i ragazzi delle giovanili. Siamo molto soddisfatti del nuovo calendario. L'anno scorso era dedicato alle attività extra cestistiche dei giocatori, quest'anno invece alla loro, diciamo, alla loro potenza sportiva. Niente, io darei la parola a Max Turrini che ci racconta un attimo come è stato fare questo calendario. Grazie. Allora, innanzitutto quest'anno siamo tornati al discorso basket. L'anno scorso ci siamo allontanati trattando invece quello che era un attimino la vita personale dei giocatori, la vita privata, interpretandola in modo un po' fantasy. Quest'anno siamo tornati invece appunto allo sport. Al basket, a quello che i giocatori fanno appunto nella loro vita a livello di professione. Questo perché abbiamo deciso di non insistere troppo su questioni lontane dalla. Sì, scusate, anche scorrendo. Niente, appunto, come ho detto, per tornare un attimino a quello che è l'attività per cui noi conosciamo i giocatori. Gli scatti sono stati effettuati tutti al palazzetto. Però poi fai completamente tutto lo sfondo. Assolutamente sì. Questa innanzitutto preciso che è una versione provvisoria che risulta un attimino troppo cupa. Insomma, la stampa finale sarà decisamente di qualità superiore. Niente. Tutto qui, se volete fare qualche domanda. Ok, giusto per ringraziare un attimino i ragazzi che mi hanno dato una mano, Giovanni Murgia, della Red Fish, titolare della Red Fish, che ha curato la grafica, Andrea Puddu che si è occupato invece di questioni tecniche, sul set. Marcello Malatesta in questo momento non è presente per la consulenza su vari aspetti tecnici e anche a livello di idee sulla realizzazione, e Nicola Cascioni che comunque ha curato il backstage, montaggio video, eccetera. Ringrazio ovviamente la società perché anche quest'anno ha avuto fiducia nel mio lavoro, mi ha dato anche quest'anno carta bianca sulla realizzazione di questa cosa sta diventando una cosa un pochino su cui stiamo credendo un po' di più, diciamo. È nata l'anno scorso un po' come un gioco, invece stiamo iniziando a crederci un attimino di più e quindi vedremo di approfondire ancora. Stiamo già lavorando al calendario dell'anno prossimo. Però ci eravate un gruppo di giocatori così non No, non alle persone, ai soggetti, ma alla strategia del calendario. Scusa, ma poi tornando al discorso dello sfondo, cioè rimane comunque scuro Allora, lo sfondo è fondamentalmente scuro, ma non così lo sfondo? scuro. Diciamo che lo scudo si vede. Lo scudo si vede tutto. Ok, è più o meno così come lo vedete, però questa è una stampa digitale provvisoria e vi Qua c'è lo assicuro che scudo non ha che in niente a che realtà. vedere con quello che è la stampa definitiva che io ho già visto in tipografia. No, pensavo fossi Caravaggesco. Non ho capito. Pensavo fossi Caravaggesco, cioè Ah, la figura. sì, è un po' è un po' così, così, ma sì. non così esageratamente. Qui è proprio.
troppo chiuso. Io l'ho chiamato Warrior Vintage perché secondo me dà un po' l'idea dei guerrieri. Ma se sono tutti in movimento tranne uno. Brava. Il capitano del movimento, no? Perché non possiamo ascoltarlo? L'autorevolezza. È stata proprio una scelta, non è che Manuel non sapesse saltare, non sapesse fare nulla. Manuel è l'unico che non palleggia, che non schiaccia, non fa nulla, insomma. Lì fermo, posizione assolutamente statica e autorevole. Dà il senso dell'autorevolezza del capitano, cioè non ha bisogno di. Non ha bisogno di palleggi, di passaggi schiacciati, niente. È lui, fine. Qual è stato il giocatore? È il mio scatto preferito. No, il più frizzante invece. Il più frizzante in assoluto. Allora, credo che quello che si è prestato meglio a fare tutto è stato Brooks. È stato quello che ci ha offerto la più ampia scelta di scatti utili, perché ha fatto veramente un sacco di pose, di gesti veramente. Anche Shane, anche lui, con lui ci siamo trovati molto bene. Niente, ma comunque tutti sono prestati assolutamente comunque con. Si è fatto più risate con Dyson o con Logan? Preferisco i Griffin. L'abbiamo fatto assieme. Ok, grazie. Grazie mille. Grazie a voi.